Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video di Smooth Concept. Nel tutorial parleremo del momento in cui... No, ho bucato. Una volta scoperto di aver forato, che attrezzatura vi servirà per cambiare la camera d'aria? Semplice, delle leve. Qui abbiamo una leva per lo smontaggio della mousse, ma per i poveri c'è anche quella per le camere d'aria. Perché si sa, la mousse non si buca, ma costa tantissimo. È uno smontagomme, fidatevi, se avete la possibilità di comprarlo, fatelo, perché vi ridurrà di molto la fatica nello smontare lo pneumatico. La prima cosa da fare per il cambio gomma sarà sgonfiare la camera d'aria. Noi siamo muniti dello smontavalvole, renderà più semplice lo sgonfiaggio. Tiriamo via i dadi dalla valvola, entrambi. Ok ragazzi, una volta sgonfiata la camera d'aria, svitiamo il dado del fermo a copertone. Svitato il dado, lasciatelo allentato e non toglietelo, in modo tale che il fermo a copertone non esca dalla sua sede. La prima cosa che dovrà essere fatta sarà stallonare la gomma, in questo modo. Una volta stallonata la gomma, inizierà il processo di smontaggio con le leve. Procediamo con lo smontaggio. Useremo lo stesso attrezzo che abbiamo usato all'inizio per stallonare, abbassando la spalla della gomma. Una volta abbassata, inseriamo la leva. Vi ricordo che più leve usate, più sarà facile lo smontaggio. Ok, una volta inserite le prime leve, fate attenzione a metterle vicine, non troppo distanti, perché poi il lavoro sarà molto più difficile. Procediamo con lo smontaggio. Delle leve iniziamo a tirare la prima andando in sequenza. Una volta arrivato in questo momento, quella centrale sarà libera. Andremo a inserirla poco più avanti di una delle due leve esterne. Andiamo ad inserire la leva poco più avanti e rifacciamo il procedimento di prima. Ora spingiamo all'interno la valvola della camera d'aria e cercheremo con molta pazienza di prendere la camera d'aria da dentro la gomma, da dentro il cerchione. Dopo molta fatica è fuoriuscita la valvola insieme al resto della camera d'aria. Ora con un po' di manualità faremo fuoriuscire tutta la camera d'aria dal copertone. Ok, siamo arrivati al momento del montaggio della noiosissima camera d'aria. Iniziamo. Come facciamo? Alziamo la spalla dello pneumatico e la inseriamo all'interno. Ok, una volta inserita la camera d'aria dentro lo pneumatico, bisognerà inserire la valvola nel suo spazio. Sempre con le nostre carissime mani andremo a spingere. Ok, una volta fatta fuoriuscire la valvola, per essere più sicuri iniziate ad avvitargli il primo dadino. Ok, siamo arrivati alla fine, andiamo a completare il nostro lavoro. Basterà reinserire le leve abbassando la spalla, aiutandosi con l'attrezzo. Una volta inserite le leve, ricordatevi anche durante il montaggio di inserirle il più vicino possibile per facilitare l'inserimento della spalla. Va bene, una volta inserito tutto lo pneumatico, passiamo alla fase di gonfiaggio. La pressione di gonfiaggio solitamente varia da 0.9 a 1.2 bar in base al terreno. Ok, una volta gonfiato la camera d'aria, ricordatevi di tirare il meglio che potete il fermo a copertone, se no gira lo pneumatico e vi strappa la valvola della camera d'aria. Un'altra cosa fondamentale da controllare è la stallonatura. Controllate che lo pneumatico sia tutto uniforme intorno al cerchione. In base a quello capite se è stallonato nel modo giusto o no. Ok ragazzi, per oggi abbiamo finito. Ci siamo sporcati le mani e abbiamo sudato un pochino, ma ce l'abbiamo fatta a smontare pneumatico e camera d'aria. Ricordatevi di seguirci sulla pagina Facebook e di seguire i nostri video tutorial. In più consultate il sito di CrossShop per prodotti e attrezzature. Ricordatevi che la domenica mattina
non c'è il gommista che vi cambia la gomma. Per cui, fidatevi, compratevi uno smontagomme e portatevelo sempre dietro nel furgone, che vi fa comodo. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video di Smooth Concept.